non è poco bella. Io la trovo meravigliosa. Il suo nome è Bignonia capreolata e a differenza della maggior parte delle bignonie, questa, che sono spoglianti, questa è sempre verde e i fiori sono veramente eleganti. Sembrano fiori d'altri tempi, sono delle campanelle a gruppi. L'esterno è di un rosso mattone molto caldo, mentre l'interno è un elegantissimo giallo antico. Dicevo che, non so, non so, l'ho detto o no, beh, comunque è sempre verde, però va piantata in posizioni un po' soleggiate perché sia sempre verde, va piantata al sole anche perché fiorisce meglio. I libri dicono che fiorisce in giugno, luglio, agosto, in realtà siamo in aprile e ha già cominciato a fiorire. Detto fra noi, io credo più a lei che ai libri. Che altre caratteristiche può avere? D'inverno non sopporta il gran freddo, la minima è meno 5. Per il caldo invece non ci sono problemi. Io credo che se piantate una bignonia capriolata nel vostro giardino sicuramente avrete delle soddisfazioni. Roberto Davide Valerio da Bijaflor, alla prossima!